Buongiorno a tutti e benvenuti alla BF sede di Clusone. Io sono Caccia Danilo, sono il coordinatore del corso di operatore grafico ipermediale e oggi ci troviamo nel laboratorio di grafica, fotografia e videomaking che verrà utilizzato dai nostri ragazzi nel corso delle materie tecnico-professionali. Il corso di operatore grafico ipermediale si compone del triennio in DDF, diritto dovere istruzione e formazione, che porta i ragazzi all'acquisizione delle competenze principali per il settore di riferimento. Nello specifico, oltre alle materie trasversali che sono comuni a tutti gli altri percorsi di ABF, quindi italiano, matematica e inglese, che sono anche le discipline d'esame, e storia. Abbiamo aggiunto anche storia dell'arte, ovviamente, e poi tutte le materie tecnico-professionali, quindi andiamo a trattare discipline come grafica, web design, abbiamo comunicazione visiva e una serie di altre proposte che sono comunque innovative e molto utili per un percorso come questo, come ad esempio video, fotografia e relativi post-produzione, quindi anche per quanto riguarda la parte fotografica i ragazzi non si limiteranno a imparare a scattare ma anche a modificare le fotografie e elaborare anche i video. La caratteristica di un percorso di istruzione e formazione professionale è quella che anche le materie trasversali, quindi quelle di base, quelle classiche che troviamo ovunque, sono in realtà molto focalizzate sul percorso formativo che fa il ragazzo che si iscrive. Nello specifico italiano, ad esempio, andrà a studiare tutte quelle modalità comunicative che sono utili in una realtà di pubblicità. Invece storia si concentra principalmente sulla storia del video, sulla storia del design, sulla storia di quella che può essere anche l'utilizzo della fotografia. Tutte le discipline sono caratterizzate proprio da questa caratteristica. Aggiungerei anche che per quanto riguarda il percorso invece tecnico-professionale, il percorso è in continua crescita. Cosa significa? Che ovviamente al primo anno i ragazzi apprendono i rudimenti della disciplina, per la prima volta entrano in questo nuovissimo laboratorio che abbiamo realizzato e devono innanzitutto imparare a utilizzare lo strumento, cioè il nostro computer, che sono gli iMac, che è ben diverso da un computer Windows come la maggior parte di noi ha a casa. Di conseguenza devono partire dall'utilizzo proprio dell'attrezzatura, quindi il computer, il Mac, per poi andare a utilizzare i diversi software. Quindi non mancheranno di utilizzare Photoshop, di utilizzare tutto il pacchetto di Adobe e tutto quello che fa parte delle competenze che un buon operatore grafico deve avere. Ovviamente questo è un percorso che procede nel tempo, di conseguenza in seconda le competenze verranno accresciute e anche arricchite dalla presenza dei tirocini di cui vi dico a breve. In terza poi, mentre ci si avvia alla conclusione del percorso, quindi agli esami di qualifica, i ragazzi impareranno, grazie alle competenze acquisite, a creare un progetto finale che potrà essere presentato in sede di esame e quindi sapranno unire con un filo rosso tutto quello che hanno appreso nei 3 anni e andare a presentare a un ospite esterno quello che loro hanno appreso, sia in termini di fotografia, di video, ma anche di realizzazione di capacità comunicativa. Siamo fermamente convinti che il modo migliore per apprendere una disciplina professionale sia quella di provarla sul campo ed è per questo che già dal secondo anno i nostri ragazzi vengono coinvolti in un'attività di tirocinio che li inserisce per un numero di settimane variabile all'interno di realtà lavorative presenti sul territorio, quindi abbiamo un catalogo di professionisti che coinvolgiamo e presso cui i nostri ragazzi vanno a praticare ciò che hanno appreso a scuola e quindi a migliorarlo. Questo si replica chiaramente al terzo anno con un aumento delle ore di tirocinio previste e questo consente ai nostri ragazzi di conoscere non solo i rudimenti teorici e pratici che fornisce la scuola, ma anche una reale applicazione nel mondo del lavoro. Al superamento dell'esame del terzo anno i nostri ragazzi ottengono una qualifica di operatore che equivale a un terzo livello europeo. Questo consente di essere immersi immediatamente nel mondo del lavoro oppure di accedere al quarto anno che, a seguito del superamento dell'esame, dà un attestato di tecnico dell'operatore grafico, quindi un quarto livello europeo. Grazie a questa qualifica è poi possibile inserirsi anche in un eventuale quinto anno dello Stato grazie a dei progetti passerella, dei progetti ponte che possiamo fare con le scuole statali, consentendo quindi ai ragazzi di completare anche un percorso di maturità o eventualmente addirittura accedere a percorsi di laurea.